Luca Azzori al 99% non sarà più l'allenatore della Roburziena. È la notizia di questi minuti, anche con un comunicato stampa diramato dalla Roburziena, perché insomma, sostanzialmente dopo la sconfitta di ieri contro il Teramo, evidentemente insomma, qualcosa si è incrinato, forse si era già incrinato qualcosa dopo il pareggio casalingo contro l'Arezzo, e le dichiarazioni di domenica scorsa del presidente Antonio Ponte andavano probabilmente in quella direzione. Parleremo di questo perché è l'argomento naturalmente di stretta attualità a questa sera a Calcio Spettacolo. Buonasera, buonasera alla nostra Rebecca Francioni. Andrei, Rebecca, subito a leggere la notizia che è sul sito roburziena.it. Sì, il comunicato è uscito qualche minuto fa e ci scrive: Roburziena comunica che sono in corso colloqui con il signor Gianluca Azzori al fine di concordare i contenuti dell'interruzione del rapporto contrattuale in essere. Quindi molto chiaro. Molto chiaro, nel senso che credo che si cerchi di arrivare ad una risoluzione consensuale del contratto e non ad un esonero vero e proprio. Insomma, questa credo che sia la strada che vuole seguire anche il presidente Antonio Ponte, però come detto, insomma, già quando un comunicato stampa del genere viene diramato è chiaro che è finita l'avventura di Azzori sulla panchina della Roburziena. Buonasera al nostro Luciano Sardone. Ciao Tommaso, buonasera a tutti. Buonasera agli ospiti di questa sera, Massimo Tognazzi. Ciao Massimo. Buonasera. E il nostro Giulio Valenti. Ciao, ciao Giulio. Tommaso e buonasera a tutti. Allora Luciano, partiamo proprio su questa ultima notizia, ovvero la fine del rapporto di Gianluca Azzori con la Roburziena. Noi avevamo indicato forse la partita con l'Aquila, quella che poteva essere anche decisiva, no? Invece quella col Teramo insomma è stata probabilmente... Lo è stata ancora di più. La sconfitta di ieri è stata una sconfitta pesante, ma lo avevamo capito, di quelle che poi alla fine ti cambiano quasi le sorti di una stagione. Questa è una squadra che non è mai riuscita ad avere un decollo vero e proprio. 8 pareggi, 3 vittorie, e veramente solamente mi verrebbe da dire 2 sconfitte ti mettono nella condizione di essere una parte di classifica anonima. La squadra che ha avuto nella conduzione di Azzori 2 grandi difetti dal mio punto di vista. Il primo, quello di non essere continua, e questo probabilmente è la cosa peggiore. Sì, facendo la battuta che sono stati molti pareggi. Sì, non essere continua, ma soprattutto di non avere chiarezza nei ruoli. Io come sempre mi rifiuto, per onestà intellettuale, non so, di dare tutta la colpa all'allenatore, nel senso che Azzori comunque ha avuto tra le mani un pacchetto di giocatori che gli è stato consegnato. Probabilmente in questa soluzione per lui trovata non c'erano i ruoli chiave, non c'erano giocatori per poter operare un gioco con una modalità definita. L'allenatore ha anche tentato di guardarsi intorno, cercando anche di inventarsi qualcosa, e forse in questo inventarsi si è perso. Si è perso oltremodo perché non ha definito ruolo, ruoli e modulo, rimanendo un po' imbambolato in questo suo guardarsi intorno. A me sinceramente dispiace, perché secondo me non si andrà a prendere di meglio. Di peggio speriamo di no, perché insomma sarebbe un problema. Entriamo anche nei nomi, perché circolano già dei nomi anche probabilmente con consistenza nelle voci. Massimo, c'erano i presupposti secondo te per un cambio di allenatore dopo questa sconfitta di Teramo? Te lo aspettavi insomma? Ma nell'aria c'era già da alcune partite, sicuramente nelle parole del presidente, una certa insoddisfazione. Poi quando si arriva a esonerare un allenatore vuol dire che non ha sbagliato solamente l'allenatore, ha sbagliato anche la società, chi l'ha scelto, chi ha puntato su determinate persone. Sicuramente io penso che per un allenatore, dopo la vittoria di Pisa, che è stata una vittoria importante dove il Siena ha giocato molto bene con un certo schema, che risale a 2 settimane fa,
e qui molti dicono la cosa un po' dello schema casuale, perché Bonazzoli ha avuto un'influenza prima partita, quindi la coppia d'attacco con questo 4-2 era Mendicino e la Vipera, che tra l'altro fece gol, fece bene anche Mendicino, e dopodiché non hanno più giocato insieme questi, ma per dire dei due, ma comunque voglio dire, anche la partita con l'Arezzo è stata interpretata non bene, perché comunque se Celiento era ammonito e aveva già rischiato, un allenatore c'è apposta per prendere determinate decisioni, e poi al momento che viene espulso Celiento, insomma, il Siena non è un alibi che il Siena ha pareggiato perché è rimasta in 10, perché io mi ricordo il Siena ha vinto 9 contro 11 a Sampdoria tanti anni fa, eppure era in 9 contro 11, andò anche in vantaggio, quindi non è un alibi rimanere in 10, certo. E anche l'atteggiamento di come viene fatta la partita. Ieri io ero a Teramo, si vedeva bene che il Teramo aveva paura del Siena, tant'è vero loro erano almeno un 8 dietro la linea della palla, giocavano appoggiando scusamente a destra per l'esterno destro, l'ala destra e a sinistra per l'esterno sinistro, e giocavano solamente in quella maniera. Abbiamo preso un gol sul calcio d'angolo a favore per il Siena su una ripartenza, insomma voglio dire, ma chi ieri scelte di mettere un centrocampo con i pesi leggeri, ovvero Opiela, la vista, Piredda, all'inizio del campionato giocavamo con dei pesi massimi, cioè nel senso un centrocampo muscolare con Burrai e Bastoni. Bastoni è infortunato, Burrai è stato tolto dall'Arezzo e ieri non ha mai giocato, quindi mentre gli altri giocano con una certa consistenza, quindi al di là di questo l'esonero il perché. Io non mi sembra che comunque Azzoli abbia fatto qualche cosa per legare con l'ambiente, si sia fatta male dalla gente, nel senso perché insomma al di là delle scelte tecniche, insomma non è che la gente stravedeva o... No, ma infatti già ieri insomma con Luciano avevamo letto molti messaggi proprio che non erano proprio benevoli nei confronti dell'allenatore della Robur. Allora abbiamo in collegamento il nostro Alessandro Lorenzini. Alessandro, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Alessandro, finisce l'avventura di Azzori sulla panchina della Robur, insomma già da questa mattina circolavano un po' di voci, a questo punto con il comunicato stampa possiamo quasi darla per ufficiale, no? Beh sì, assolutamente sì, un comunicato del genere ovviamente è un'anticipazione di un dato di fatto, cioè l'avventura di Azzori si è conclusa con la sconfitta di Teramo. Questa mattina per andare sulla cronaca c'è stata una riunione in sede, come anche sa il lì presente Giulio Valenti, sempre attento anche su questi aspetti, in cui sono state fatte delle prime valutazioni. Il tecnico Gianluca Azzori ha poi diretto l'allenamento a Castellina Scalo regolarmente, però diciamo che nel tardo pomeriggio e in prima serata, diciamo così, si è consumato questo addio. È chiaro, come hai sottolineato tu in apertura di trasmissione, che si cerca la separazione consensuale anche per un risparmio da parte della società, perché ricordo che Azzori ha firmato in estate un contratto biennale, quindi evidentemente va trovato un accordo economico per non procedere all'esonero, certo, ma ad una che costerebbe ovviamente di più rispetto a una separazione consensuale. Diciamo, questa è la situazione che si è dipanata in queste ore, la situazione che è precipitata. Ponte non aveva gradito il pareggio con l'Arezzo, figuriamoci dopo la sconfitta con il Teramo. A dir la verità, brevemente, è chiaro che è una decisione abbastanza, come dire, improvvisa, perché fra pochi giorni c'è una partita secondo me importantissima ai fini della costruzione della classifica per la seconda parte di stagione, cioè la partita con l'Aquila venerdì. Poi obiettivamente si possono dire tante cose, si può pensare un po' come ci pare, però due settimane fa questo allenatore era stato insomma incensato per, sì, per la vittoria di Pisa. La vittoria di Pisa, e secondo me, io ve la dico tutta, paga colpe non sue, o non tutte le colpe sono di Azzori, al di là poi degli errori che comunque ha compiuto, questo è sotto gli occhi di tutti, però alcune scelte ovviamente sono state determinate anche da una rosa che probabilmente
al momento non ha dimostrato di essere da terzo posto come invece ha detto lo stesso Azzori, o addirittura da primo posto come ha detto Conte non più di qualche giorno fa. Ecco Alessandro, già insomma un mesetto fa erano iniziate a circolare delle voci su possibili sostituti, oggi sembrava aver preso corpo quella di Guido Carboni, non è l'unica però e forse non è nemmeno quella più possibile, possiamo definirla così. Allora al momento le notizie che abbiamo noi in redazione sono queste, cioè le scelte dovrebbero, in questo momento siamo sul tavolo, ci sono due opzioni, la soluzione chiamiamola esterna che porterebbe a Guido Carboni, tra l'altro ex attaccante del Siena negli anni, all'inizio degli anni 90, ha fatto due campionati dal 92 al 94, poi ha avuto delle esperienze importanti, per esempio a Empoli, Frosinone, Rimini. A dire la verità l'ultima esperienza è stata a Benevento, non è andata benissimo, non è andata benissimo nell'ultimo anno visto che non ha allenato. Questa è la soluzione esterna che la società sta valutando, ripeto è solo una valutazione in questi minuti, perché le valutazioni si stanno facendo proprio in questi minuti in cui siamo in diretta. C'è anche una soluzione, chiamiamola interna, che potrebbe essere in realtà applicata anche nella giornata di domani, perché evidentemente la squadra deve comunque allenarsi, certo. Che è quella di Stefano Argilli, attuale allenatore degli allievi, che potrebbe anche essere promosso alla prima squadra come soluzione interna. Per le notizie che ho io è che ovviamente decisivo in questo senso potrebbe essere la volontà dell'allenatore degli allievi di come dire, abbandonare la sua esperienza con le giovanili e fare il grande salto, insomma. Esatto, cimentarsi un'esperienza ovviamente molto molto complicata per tanti aspetti, certo. Come quella con la prima squadra e con la Lega Pro. Argilli che è persona squisita, persona estremamente intelligente, però obiettivamente inesperta per la Lega Pro, questo non credo di offendere nessuno se lo diciamo, è un dato di fatto, ci dimostra appunto di essere un grande allenatore, come credo che abbia appunto le potenzialità per esserlo, magari con un po' di esperienza in più. Ecco, vi ho fatto il quadro della situazione ad ora, veramente una situazione in evoluzione di minuto in minuto, quindi vediamo quello che può accadere, perché proprio in questi minuti i dirigenti del Siena stanno parlando, discutendo e valutando, ovviamente credo che i telefonini siano caldi anche degli allenatori che in questo momento non hanno squadra. Allora Alessandro, se ci sono novità ci risentiamo durante la trasmissione, intanto ti ringrazio per il tuo collegamento, grazie. Perfetto, buonasera. Grazie Alessandro Lorenzini. Giulio, alla fine insomma vorrei fare anche questa riflessione, effettivamente non è così usuale che un allenatore esca da una vittoria come quella di Pisa, osannato, insomma grande prestazione della squadra, poi due partite dove oggettivamente non abbiamo girato molto bene, ma che si arriva anche addirittura all'esonero, insomma forse abbastanza inaspettato. Ma affrontiamo anche la cronistoria estiva di questo allenatore, individuato come una delle ultime scelte, perché in origine Antonio Ponte e i suoi altri dirigenziali volevano portare a Siena come prima scelta Asta, successivamente Rastelli, il ballottaggio era fra questi due tecnici e poi si ripiegò su Gianluca Azzori, che era un anno e mezzo fermo senza allenare dopo parentesi non proprio felici allo Spezia, alla Regina, in precedenza alla Sampdoria, e accettò di rimettersi in discussione in Lega Pro. La mia personale sensazione è che mister Azzori non abbia mai incontrato il pieno gradimento della proprietà, è un allenatore al quale è stato chiesto continuamente anche di alzare l'asticella e di spostare gli obiettivi, perché in estate si era partiti con l'intento di salvarsi oppure consolidarsi in categoria, non so se possa essere un sinonimo, poi il presidente dichiarò di puntare ai playoff e lì mi sembrò che ci fosse anche condivisione di intenti con l'ex mister, l'ormai ex mister della Roburziena. Addirittura poi se ad Azzori viene invocata la vittoria del campionato mi pare alquanto ingeneroso, perché il gruppo a disposizione ritengo che abbia sì delle doti ma che non possa puntare assolutamente al primo posto e che ci siano almeno 3 o 4 organici superiori e più attrezzati per primeggiare. Il mister Azzori paga forse una mentalità anche troppo difensivista, perché la squadra era brava a ripiegare dietro la linea della palla ma non ha mai offerto un gioco fluido, la manovra è stata alquanto farraginosa
e poi continui cambi di modulo, ben 5 schemi provati, 5 sistemi di gioco provati durante tutta l'annata, 12 formazioni diverse su 13 partite. Questo è un allenatore che non ha mai trovato la quadratura. È anche vero che la rosa era formata da 24-25 esimi di calciatori nuovi rispetto alla passata stagione. Non so se sia stato lasciato abbastanza tempo al mister. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto e con Alessandro Lorenzini che non paghi proprio, che paghi colpe non proprio completamente sue. Non è mai scattato il feeling con la piazza, però il mio modesto parere mi dice che questa squadra sì, forse con un altro tecnico potrebbe avere 2-3 punti in più, ma la situazione non credo possa migliorare più di così. Allora Rebecca, iniziamo con i messaggi, immagino siano già arrivati insomma su questo argomento. Sì, sono già arrivati, comincio con l'SMS di Filippo che ci scrive: quindi sono convinti di avere una buona squadra. Anche io, ma con Azzori sono stati poco chiari, se come dice lui la società non gli chiedeva niente di particolare. Tra l'altro lo ricordiamo, Azzori proprio alla vigilia della sfida contro il Teramo ha detto: ma a me nessuno ha chiesto di vincere il campionato, in risposta anche a quella che aveva detto Ponte pochi giorni prima. Altro SMS da parte di Leo: condivido quanto ha detto Luciano, la colpa di Azzori è aver avallato la squadra e l'averci fatto capo, quando ha cambiato troppe volte modulo e la riesumazione di giocatori da troppo tempo in panchina ormai demotivati. Peccato che non si possano esonerare i presidenti. Questo è il messaggio di Leo, poi ce ne abbiamo anche un altro. Sì, un altro, quello di Massimo. E ci scrive: se gioca Bonazzoli si deve fare il 4-4-2, se Bonazzoli va in panchina 3-5-2, attacco Mastro Nunzio e Mendicino. Il calcio alle volte è più semplice di quello che si pensa. Su questo aspetto dopo voglio sentire Massimo, però Luciano tornerei sull'aspetto di Gianluca Azzori. Leo ci scrive: sì, effettivamente può avere la colpa di aver avallato alcune scelte, però sappiamo anche che un allenatore che arrivava da alcune stagioni particolari non credo che avesse potuto mettere dei paletti importanti come avrebbe potuto fare un altro allenatore, no? Ma guarda, io penso una cosa, che nel calcio al di là delle intuizioni... Cioè non vorrei che avesse subito la costruzione della squadra più che... Ma sicuramente così Tommaso, perché poi Giulio giustamente sottolineava questo fatto, qui sono arrivati 24 giocatori nuovi ed è rimasto l'Highlander Portanova, cioè voglio dire, questo si è trovato nella condizione di dover preparare i mondiali, cioè fare il selezionatore tecnico al cospetto di giocatori assemblati probabilmente anche senza un'idea di come far giocare la squadra. Questa è una squadra sprovvista di esterni alti, se vuoi giocare 4-4-2, è una squadra con molte seconde punte, è una squadra che non ha incontristi eccezionali a centrocampo, per cui insomma voglio dire, è una squadra fatta probabilmente per chi veniva a Siena, te ci vieni a Siena, sì, quanto prendi? Ecco, insomma, un po' questo è il discorso da proporre. Il fatto che Azzori sia venuto qua, secondo me, dice anche di un tecnico che si è voluto rimettere in gioco, anche se in una piazza importante. Vorrei tornare sul tema dei nomi e aggiungere un elemento: Argilli è stato contattato, probabilmente sarà catapultato nella prima squadra, ma pensi sia l'opzione più probabile, quindi? Sì, insieme a lui ci sarà per diciamo rendere il tutto un'operazione spot anche Fergassola insieme ad Argilli. Sì, da quello che so io è così, per cui ci sarà confezionata un'operazione che io definisco spot nazional popolare bianconera, però io dico che secondo me si rischia di bruciare Argilli come possibile ipotetico allenatore in un percorso probabilmente affrettato per lui, e Simone Vergassola, bandiera amata e stimata, in un'operazione spot dai contorni secondo me confusi. Per cui diciamo che io mi auguro che la società vada a cercare allenatori con più diciamo pedigree, con più pelo sullo stomaco, con più pane e salame in questa categoria, e non butti diciamo così
voglio dire, in un frullatore due persone per bene. Anche perché Vergassola ha rifiutato in estate il ruolo di vice allenatore ad Azzori. Esatto. E quindi sarebbe sorprendente. Poi magari non è così. Mi domando io, cioè a Siena c'è un'altra grandissima bandiera, una persona assolutamente preparata che ha lanciato giocatori come Giannetti, ha costruito Spinazzola, ha creato Rosseti, ha allenato e ha un patentino di categoria, si chiama Michele Mignani. Io sono veramente sorpreso dal fatto che Michele Mignani non sia mai, e dico mai, stato preso in considerazione. Io non lo so chi le fa queste scelte fino in fondo. Forse tra il Monte Mignani, non lo so. Quale esterno poi accetterebbe però la chiamata del Siena con il presidente che pretende la vittoria del campionato? Io questo ma la pretende da quarto d'ora, perché un mese fa non la pretendeva nemmeno lui. Certo. Questo è il problema, capito? Vabbè. È un bel punto interrogativo questo, insomma, anche sull'ambizione. Allora, ci vediamo intanto la sintesi per tornare un po' a parlare di calcio giocato, della sfida di ieri tra Teramo e Roburziena, e poi rientriamo in studio. Roburziena di Scena a Teramo dopo il pareggio casalingo contro l'Arezzo. La squadra di casa invece deve rialzarsi dopo l'ultima sconfitta nell'ultima giornata di campionato. Robur che al 21esimo è pericolosa con la vista, sicuramente uno dei migliori in campo dei bianconeri, che ci prova con il destro, palla deviata in corner. Poi al 22esimo passa invece il Teramo, grande intuizione di Cenciarelli che trova Moreo, il suo traversone in orizzontale, arriva di Paolo Antonio che mette la palla dentro per il vantaggio della squadra abruzzese. Sicuramente bravo Cenciarelli ad iniziare questa azione con il suo lancio in verticale, ma si fa trovare sguarnita, e come la difesa della Robur, prima sulla fascia sinistra, poi sulla fascia destra, e arriva dunque questo gol che sblocca il match. Poi al 28esimo questo gran controllo da parte di Petrella che va a concludere con il sinistro, la palla che termina alta sopra la traversa. Buona occasione per il Siena al 29esimo con questo colpo di testa di Portanova, la sfiora anche D'Ambrosio, la palla che però termina ancora fuori dal rettangolo di gioco. Mastro Nunzio ci prova con questa azione personale al 33esimo, palla che però viene tranquillamente respinta. Poi al 38esimo altro episodio importante della partita, questo traversone in area di rigore, esce Montipò, contatto con Petrella, Montipò va giù, la palla finisce in rete, ma non possiamo parlare neppure di rete annullata per questo fallo evidente di Petrella, che poi chiede anche scusa all'estremo difensore bianconero. Al 43esimo arriva invece il pareggio del Siena con la vista che prova un dribbling, non gli riesce, la palla arriva a Piredda, intuizione proprio per la vista, Cucchiaio con il sinistro, gran bella rete da parte del numero 10 dei bianconeri che riesce a riportare in parità il match, come detto uno dei più vivaci indubbiamente della squadra di Gianluca Azzori. Bello l'assist di Piredda e poi freddissimo con il Cucchiaio la vista va a segnare la rete dell'1-1. Nella ripresa però al 56esimo arriva il nuovo vantaggio del Teramo con Caidi che riesce di testa a mettere la palla dentro, azione sicuramente confusa, Montipò va a vuoto e probabilmente in quella occasione non c'è il fallo, eccolo qua, vediamo Montipò che non riesce ad arrivare sulla sfera, il fallo invece casomai c'è su Sacilotto che viene abbattuto proprio da Caidi al momento del colpo di testa. Il Siena non riesce a reagire, al 61esimo ancora Petrella con il sinistro para bene Montipò, poi ancora una reazione da parte invece della Robur con Bonazzoli che riesce a sfruttare questo rimpallo, va a calciare con il destro senza trovare lo specchio della porta, clamorosa occasione per il Siena all'86esimo, Portanova non riesce a calciare con la palla che si trovava a pochi centimetri dalla linea di porta. Poi al 90esimo girata di De Feo, respinge in qualche modo il portiere del Teramo e poi la palla viene allontanata, non c'è più tempo, sconfitta per la Robur, la seconda in campionato. Il Siena che dunque fa un passo falso dopo il pareggio in casa contro l'Arezzo, venerdì prossimo alle 20:30 all'Artemio Franchi, arriva all'Aquila.
E questo dunque era la sintesi di Teramo Roburziena. Massimo, riprendere anche un messaggio che era arrivato in precedenza, che ci parlava di un Bonazzoli in campo solo con il 4-4-2 e non con altri moduli, perché diciamo con un'altra impostazione, come facevi riferimento alla gara con il Pisa, è meglio il tandem d'attacco Mendicino Mastronunzio. Può pagare anche questo secondo te Azzoli? Considerando che Bonazzoli è un po' un suo fedelissimo, io penso che la società per mano di Ponte abbia visto se Bonazzoli va a crossare o meno. Allora, il discorso sta in questi termini qui. E abbiamo visto spesso che Bonazzoli, che è un ariese, che è un centravanti, che ha sempre sfruttato i cross dal fondo nelle squadre dove ha giocato, anche come ieri, spesso e volentieri andava sul fondo a crossare lui per nessuno. Allora, il calcio è una cosa, poi se mettiamo Bonazzoli sulla fascia a crossare per nessuno è un'altra. Quindi, ripeto, può darsi che benissimo che la società, quando ha fatto la squadra, ha voluto cambiare da Morgia a tutti quelli di Anna, ha voluto completamente cambiare, affidando alla famiglia Materazzi la costruzione di questa squadra e mandando via, non avesse idea del valore dei giocatori che aveva, ma comunque tutti questi giocatori che sono arrivati magari alla spicciolata, è vero che è una squadra probabilmente incompleta come dice anche Giulio, ma comunque ha una rosa di giocatori, il Siena, che eccetto un paio di squadre o tre, nessuno ce l'ha. Poi comunque se te vai a Pisa comunque e vinci una certa autorità come ha vinto il Siena, cioè te non puoi fare i passi indietro con l'Arezzo e col Teramo, lo puoi fare, ma l'avevi già fatti prima i passi indietro, perché cioè col Prato la Pistoiese all'andata, cioè nei primi partite, che veramente la Pistoiese è sempre il Prato, si è un po' ripreso, cioè hanno fatto un tiro in porta, cioè con la Pistoiese 13 calci d'angolo ma tira una volta in porta, cioè, anche a Luca, a Luca si è stato salvato effettivamente, sì. Al portiere si è stato preso a pallonate. Un altro aspetto che io imputo alla direzione tecnica sono queste continue espulsioni, due a partita, a Lucca due espulsioni, Boron per doppia munizione, De Feo per il proteste mentre si riscaldava, a Pontedera due espulsioni, Boron un'altra volta, che Boron è recidivo, tre volte si fa, cioè Boron è in terra, infortunato a Pontedera, arriva a Barella, si alza di impeto e va dall'arbitro, e quello anche se è stato nel peggio campo lo deve espellere, è normale. Con l'Arezzo espulsione. Con l'Arezzo espulsione, allora dico io, chi è che gestisce queste cose? Chi è che permette a questi signori di fare un comportamento che fanno gli amatori, che basta una parola e uno? Non è possibile da professionisti, perché anche ieri io ho visto sull'1-0 Piredda stava giocando bene, tanto è vero, poi dopo avrebbe dato l'assist, però a un certo punto su una palla, ossia il rincorso uno, le ha dato un calcio, ammonito, e l'arbitro fino allora i falli le tollerava, che andava lì, rimproverava l'uno e l'altro e non moriva nessuno. Allora, questi scatti di ira, uno va lì, tira un calcio un altro, perché? Come mai? Cioè, che poi a un certo punto Piredda all'inizio del tempo, che non andava male, è stato tolto e che comunque era ammonito. Certo. E quindi voglio dire, c'era anche il rischio, allora, l'altra volta. Ripeto, le colpe sicuramente io le voglio dare sul presidente per la mia esperienza, perché l'anno scorso in Serie D la squadra l'ha fatto Moggi al team e ha fatto la squadra e poi alla fine il campionato è stato vinto. Quest'anno, prendendo tutti questi giocatori nuovi, probabilmente all'inizio in società non avevano la consapevolezza di avere, comunque al di là se non è il primo organico, ha dei giocatori importanti e gli altri. Sì, però Massimo non ha giocatori, secondo me, importanti nei ruoli chiave, nel senso che probabilmente la rosa è negli elementi una rosa di valore, ma che non ha lo spicco dove lo deve avere. Te alla fine hai investito su Mastronunzio in modo polemico, perché gran parte della piazza non lo voleva, sì. Un 79 squalificato di 3 anni, comunque sia hai investito tutto su Portanova, grandissimo giocatore, grandissima bandiera, però anche lui l'anno scorso aveva delle critiche in Serie D. Ha investito in Bonazzoli, che l'anno scorso era a Miami, beato lui, almeno ci stava, andava al mare. Cioè, te alla fine hai dei buonissimi giocatori, ma nei ruoli chiave hai delle scommesse, perché se la squadra viene presa in mano da Giorgino Lavista, che era 5 anni che non faceva il calciatore professionista e fa anche rima, insomma te alla fine hai una rosa di valore, come dici te, però emergono certi paradossi. Questo vuol dire che significa che la rosa è stata fatta con chi poteva venire,
capito? Con chi accettava sì, certe condizioni. Poteva venire no, comunque c'è una rosa giocatore, ma va bene, che comunque voglio dire, ieri ha messo il centrocampo in campo ridicolo con tre giocatori e in tre non pesano 150 kg. Opiela, la vista e Piredda, più Sacilotto che fa giocava davanti alla difesa, non c'è un incontrista, non c'è, allora voglio dire, prima all'inizio ce la solamente, Bastoni e Burrai, ora Burrai non gioca più, perché? Come mai? Che ha fatto Burrai? Cioè capisci? Era a disposizione ieri un centravanti, Burrai è un giocatore di esperienza, è un giocatore che la gamba la mette e anche di peso, mettiamolo, no, invece ieri centrocampo leggerino, cioè che quando ma ti... che Burrai non è un peso, ho capito, ma è un ascoltami, ascoltami, no, nel senso Burrai era individuato come l'uomo che avrebbe dovuto fare la differenza nel mezzo al campo, mi sembra che per ora no, abbia non... stentato no, ma anche perché il gioco che faceva il Sole la differenza nel mezzo al campo lo fai, perché all'inizio il gioco di Burrai era palla Burrai, lancio lungo per lo scatto di Bonazzoli, correggimi se sbaglio, e Bonazzoli ha maggiorato per andare in profondità, ieri ha fatto due grosse dalla fascia sinistra per nessuno, quindi se vogliamo parlare di calcio, bene, se poi vogliamo parlare allora, meglio Burrai, non è Burrai, ma se leggiamo, vai a passare Bonazzoli è finito il calcio. Leggiamo un paio di messaggi e poi andiamo in pausa. E non è la prima volta. SMS di Marco ci dice: da tempo più di mezza Siena era contro Azzori, ora si cerca quasi di giustificarlo, la società si ha sbagliato, è giusto che tenti di rimediare facendo le sue scelte. Continuo ancora, questo è un SMS di uno spettatore che non si firma. Vi ricordo che Mignani ha un contratto fino a giugno con il Latina, il Siena non può certo garantire una cifra del genere al mister. Mignani può rescindere con il Latina, non è più al Latina, non... è Mignani, no. No, però ma anche se è sotto contratto può rescindere comunque. Credo che abbia svolto la risoluzione contrattuale, ecco, sì, quindi è assolutamente, quindi non è un problema quello assolutamente, accadarsi al Siena secondo me sarebbe anche un profilo adeguato. Ultimo SMS di Paolo: vedendo come stanno gestendo l'esonero di Azzori, prenderanno un allenatore che costi molto poco e senza tante pretese, e poi si vuole ambire alle prime posizioni, ma facciamola finita per favore. E questo è un messaggio polemico e ficcante, in riferimento a quelle che possono essere le possibili scelte societarie. Allora, lo ricordiamo, Azzori di fatto esonerato, insomma non c'è l'ufficialità, ma c'è la presa di posizione della società che ha detto che sta discutendo come poter diciamo così, risolvere la situazione, il contratto con il tecnico bianconero. Carboni ed Argilli sono i nomi caldi per la panchina, soprattutto il secondo, Stefano Argilli. Ci fermiamo, breve pausa. E poi torniamo di nuovo insieme con Calcio Spettacolo. Bentornati con Calcio Spettacolo, stiamo analizzando il momento della Robur alla luce delle ultime notizie che riguardano la fine dell'avventura di Gianluca Azzori sulla panchina della Robur, in attesa insomma che arrivi anche un'ufficialità. Sappiamo che in questi minuti dovrebbe esserci proprio un confronto tra l'allenatore bianconero e i vertici societari per cercare una risoluzione del contratto e quindi del legame di Azzori con la Robur. E abbiamo parlato dell'opzione Stefano Argilli come forse quella più calda rispetto al nome di Guido Carboni che è già uscito in questi giorni. Massimo, secondo te questa squadra in generale di cosa avrebbe bisogno a livello di guida, a livello di anche con un cambio di allenatore? Allora, innanzitutto no? Avrebbe bisogno del socio forte, qui Ponte parla sempre del socio forte, no? Quindi ci vorrebbe il socio forte, no? Perché qui stanno discutendo per pagare o no o Azzori, no? Perché se Azzori dà le dimissioni, ascoltami, certo. Stiamo parlando di niente, no? Voglio dire, allora, stiamo parlando di soldi, non come dire, soldi. Allora, se va, cioè, allora, poi l'allenatore. Io penso che nella vita si debba procedere per gradi, poi va bene Argilli, va bene Vergassola, va bene chi vuoi, però dico io, intanto tu scegli come allenatore, a un certo punto Azzori lo fa capire che non è la prima scelta, perché prima ha contattato quello, poi quell'altro, poi alla fine dell'ascolta, beh, Azzori, bene, ora sei uguale, no? Che fai? No, ma allora se... cioè, ci vogliono le idee chiare. Se tu hai intenzione di mandare via l'allenatore, devi avere già chiaro che, come dici, mando via Azzori, c'è questo, cioè, mando via A, c'è B, d'accordo? C'è,
No, chi c'è? Tra l'altro c'è una proposta interessante, sì, vediamo se con Rebecca recuperiamo, certo, anche più di una, sì, forse. Sì, più di una. Dall'Atletico Atlantico alla Robur, sì. Solo Mister Tognadopulo, la panchina più elegante e fashion della Serie C. Ascolta, andando avanti. Cioè, la società, una società di calcio professionista, quando decide che se non va come deve andare, manda via l'allenatore, deve avere già l'alternativa. No, forse viene ma Mignani, ma Vergassola, cioè, deve avere... Cioè, invece da discutendo tra carboni, tra, cioè, intanto arrivano delle conferme sul fatto che, insomma, si sta lavorando sulla pista di Stefano Argilli. Questa è una conferma che ci arriva, mentre per quanto riguarda Vergassola al momento non ci sono ulteriori conferme. Luciano, insomma, si parla di Argilli, sì, di Vergassola forse potrebbe, a me da quello mi risulta, a me, poi sai, vedremo, certo, no, come detto, insomma, non si sono lasciati benissimo probabilmente con Antonio Conte. No, tra l'altro c'è un dato, lo diceva Giulio, che a Vergassola era stata proposta, sì, lo dicevamo in precedenza, di fare il secondo di Azzorri e poi anche un ruolo dirigenziale, ma Vergassola ha sempre declinato. Mi risulta che stia allenando gli esordienti a Sarzana, nel suo paese, una squadra di Sarzana, sì, però chiaramente un impegno, sì, che vabbè, potrebbe, certo, che può chiaramente, certo, declinare. Poi andiamo anche con altri messaggi, li smaltiamo perché sono molti, Rebecca. Ok, SMS di Pietro. Alla TV di Stato il Presidente ha assicurato con un "ci penso io" che a giugno non ci saranno problemi. Ma a voi vi basta o ci vogliono garanzie documentali per stare tranquilli? I patti erano questi alla ripartenza: trasparenza per non ritrovarsi a chiudere, altro che Azzorri. Pietro, se si chiude, io dichiaro ufficialmente non verrò mai più a vedere il Siena, a patto che sulla panchina non ci sia. Cioè, ecco, allora lì potrei fare un'eccezione veramente. Ecco, se si dovesse succedere sta cosa, voglio te. Parliamo di Udine, ecco, meglio di però più di che trovare l'allenatore, che va trovato se viene esonerato Azzorri, va trovato il socio forte. Che secondo me c'è bisogno di andare a cercarlo a Milano, me lo dici. O a, capito, il socio forte è Neparaggi, quindi Neparaggi? Sì, nel senso, voglio dire, sì, c'è bisogno di andare fuori provincia, andare, sai? No, non lo so io, però voglio dire, nella logica, capito? Io sono per cercare il socio forte, no, per cercare l'allenatore forte. L'allenatore ci vuole indubbiamente, se non riescono a rescindere questo contratto, che se no, capisci? No. Allora, vado avanti, sì. Fabio ci scrive: penso che il Presidente abbia deciso di impulso, sbagliando così i tempi della decisione. Rigiochiamo fra 4 giorni. Continuo ancora. Abbiamo una bella squadra che il prossimo anno potrà veramente lottare, con qualche ritocco e sperando che rimangano, alla Serie B. Ancora però gli manca la personalità e ci vuole tempo. I tifosi hanno paura che non ci siano i soldi per attendere qualche anno. Con la fretta si fa peggio e mi dispiace per Azzorri. Questo era Rob. Questo è il messaggio di Rob. Effettivamente, Giulio, sulla tempistica, insomma, come detto, ci potevamo aspettare che la partita con l'Aquila potesse essere anche l'ultima chance, no, per Azzorri. Anche vista la vicinanza della partita rispetto appunto alla gara contro il Teramo, io immaginavo che in caso di esonero immediato di Gianluca Azzorri la società avesse già pronta l'alternativa. Mi sembra che tuttora si stia ragionando se affidare la panchina a un elemento interno come Stefano Argilli, tra l'altro correndo il forte rischio, come detto, di bruciarlo. Mi ricordo per esempio Liverani, che dagli allievi del Genoa passò alla prima squadra e dopo poche partite venne allontanato, arrivò Gasperini. Sparito dal panorama allenatori Liverani. Esatto. No, nel senso. Poi anche, no, sono operazioni rischiose, questa è una cosa di fatto. Anche Guido Carboni, di esonere ne ha collezionati tanti ultimamente, a Benevento, in precedenza a Empoli, a Frosinone, ad Avellino. Un allenatore che mi pare uscito un po' dai radar dei presidenti e dei direttori sportivi. Tra l'altro vorrei anche un po' storicizzare il problema dell'allenatore e Ponte, che questo è un vero problema, nel senso che il presidente ci ha sempre fatto un po' capo nella scelta allenatore. Vorrei ricordare a tutti che Antonio Sala doveva venire a Siena, ha poi rifiutò per aver trovato un ingaggio in una TV locale. Sì, no, perché aveva già un contratto in essere. E meno male,
aggiungo io, meno male, perché poi arrivò Morge e portò il pacchetto. Evidentemente quest'anno c'è un altro pacchetto e sui pacchetti si spacchetta l'operazione mister. Il fatto è che Azzori va un po' a scompaginare ciò che era la confezione della Robur di quest'anno. Quindi questo esonero, secondo me, oltre che di impulso da parte della c'è di più da questo esonero, probabilmente ci sarà dietro anche qualche malumore o qualche, diciamo, qualche senatore che in qualche modo ha detto la sua, ecco, perché che poi non è difficile da individuare. Sì, certo, ecco. Quando si decide, si pondera, almeno se esonerano le forze, si prendono in considerazione tanti aspetti, uno tra i quali se hai l'allenatore in mano la squadra, per esempio. Io poi non so rispondere alla domanda se questa formazione con un altro mister, se non sbaglio, possa cambiare passo. Giulio, proprio dopo, contro la sconfitta con la Maceratese, ci fu un confronto nello spogliatoio, un confronto fra i senatori e Antonio Conte, sì, anche il direttore tecnico Materazzi. Esatto, credo. Forse già quello era un segnale. Sì, ci sono delle squadre in Lega Pro che, cambiando allenatore, sono cambiate a loro volta da così a così. Mi viene in mente l'Alessandria, che ha sostituito Scienza e ha messo in panchina Greguccio, era seconda in classifica. Anche il Feral Pisalò con Aimo Diana al posto, ora non mi ricordo chi ci fosse prima. Parliamoci altro, però sono squadre di qualità superiore. Quindi mi chiedo, questa formazione è in grado di spiccare il volo con un altro allenatore? Nel calcio, Giulio, questo si sa, l'allenatore paga per primo e talvolta anche ingiustamente, però va anche detto che le nuove prospettive a volte hanno risolto i problemi delle squadre. Cioè, io non sono di quelli che non è per il cambio dell'allenatore, perché il cambio dell'allenatore c'è sempre stato nel calcio, probabilmente anche Azzori lo sa, tutti gli addetti ai lavori vivono di questo, cioè non c'è da fare per malosi, il calcio poi non ha memoria, è così, è spietato. Quindi il cambio allenatore talvolta è necessario, è che comunque che capire se in questo caso veramente può migliorare la situazione. Cioè, il vero interrogativo, certo, è questo. Ma come avevamo già detto, cioè, se non sbaglio, proprio dopo la sconfitta alla Maceratese, sì, cioè, la sensazione è che Azzori quotidianamente si giocasse il posto, cioè andasse in panchina ogni settimana, sempre sul filo del rasoio. Per me non c'è mai stata grande fiducia della società nei confronti di Azzori, scelto, ripeto, come soluzione di ripiego. Rebecca, c'è un messaggio di Leo, credo che Leo ci scrive: visto che ci manca il centrocampo, io Argilli e Vergassola li schiererei, sì, ma in campo. E poi continua dicendo: visto che i presidenti non si possono esonerare, ma a chi ha fatto la squadra gli vogliamo dire qualcosa? E questo è il messaggio di Leo, riferimento ai direttori. Ci ammette il direttore, ce n'è uno, poi, giusto? Certo. Generale, sportivo e vari collaboratori. Ma con quale ambizione è stata costruita la squadra? Perché rispondendo a questa domanda, certo, si ricavano tanti responsi. Questa, secondo me, deve essere un quesito. Però da c'è porre anche un po' di confusione. C'è molta confusione anche, no, mi permetto di per storicizzare. Cioè, all'indomani della vittoria prima di campionato a Rimini, il presidente Ponte si leva Sassoli dalle scarpe, come dire: non ci criticate che non si è fatto una bella squadra. Si vince a Pisa e Materazzi fa la stessa cosa, anzi addirittura una mano segreta verga il profilo Facebook della società, poi contro i gufi Materazzi interviene, non si sa a che titolo, perché fa il procuratore. Quindi significa che anche i primi attori, coloro che sono, cioè, non si capisce a che gioco giocano, se veramente ci credono, se ci fanno, se ci sono, cioè gli obiettivi quali sono. E allora la confusione viene generata anche da coloro che poi devono gestire tutto l'ambiente, certo. E quindi è facile che l'uomo solo per antonomasia, ossia l'allenatore, vada in confusione. Io vorrei ricordare che l'allenatore deve accontentare se stesso, i giocatori, i tifosi, l'allenatore. Se non ha stabilità intorno a sé, è normale che entri nel pallone, perché è un uomo solo contro tutti.
E secondo me a Sone è successo questo, insomma, molta confusione intorno a sé anche. E intanto, insomma, con la giornata di ieri, purtroppo la sconfitta pesa sulla classifica, perché l'avevamo detto, insomma, la vittoria della SPAL che porta a quota 29 da capolista, Siena a questo punto è a 17 punti, quindi a meno 12 dal primo posto, se vogliamo guardare il primo posto. Se vogliamo guardare più ragionevolmente il terzo, troviamo il Pisa, che comunque sta andando alla grande dopo la sconfitta con la Robur, a quota 24 punti, quindi ha più 7 dal Siena. Questo sarebbe diciamo il confine dei playoff certi. Poi c'è il quarto posto, lo sappiamo, dove le due migliori quarte rispetto ai tre gironi vanno a fare i playoff, che è in questo momento occupato dall'Ancona a quota 22 punti. Ho fatto questo riassunto anche perché adesso andiamo a vederci i gol di questa 13ª giornata e poi torniamo in studio. Sintesi dei gol della 13ª giornata del campionato di Lega Pro Girone B. Partiamo dalla sfida fra Ancona e Pontedera. I padroni di casa passano in vantaggio al 9° minuto con questa punizione di sinistro calciata da Pedrelli. Ancora 1, Pontedera 0, l'esultanza del numero 3 dell'Ancona. Poi il Pontedera al 35esimo trova il pareggio con questa azione che trova Della Latta solissimo di colpire di testa e di mettere la palla dunque in porta per l'1-1 finale. Poi passiamo all'altro match, quello fra Tutto Cuoio e Maceratese, vittoria importantissima del Tutto Cuoio che si lancia nelle parti alte della classifica. La squadra di casa che passa al 19esimo con questa rete di Cherillo sugli sviluppi di un cross dalla destra. Cherillo riesce a mettere sotto porta lo Zampino per portare in vantaggio la squadra allenata da Cristiano Lucarelli. Il pareggio invece della Maceratese arriva al 61esimo con Cuncò, che è bravo a gestire questa palla in area di rigore, la tocca per Foglia, colpo da biliardo e partita che torna in parità. Ma per il Tutto Cuoio al 73esimo sarà decisivo Colombini con questo stacco di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dunque vittoria del Tutto Cuoio 2-1 contro la Maceratese. Passiamo invece alla sfida fra Arezzo e Lupa Roma. L'Arezzo che viene dal pareggio in trasferta contro la Robur, e Arezzo che passa in vantaggio al 21esimo con la rete di Cori, che è bravo in area di rigore ad intervenire così in spaccata e a portare in vantaggio la squadra Amaranto. Amaranto che però rimarrà in 10 uomini per l'espulsione di Panariello per questo fallo che poi porterà al calcio di rigore per la Lupa Roma, e dunque la squadra guidata dal capitano Gaetano D'Agostino che segna proprio sul calcio di rigore e mette il sigillo dell'1-1 finale. Vittoria poi nel derby della Carrarese contro la Pistoiese, finisce 2-0 al 21esimo, segnerà il solito Infantino. Questa l'azione che si sviluppa con Ghiasi, bravissimo a farsi spazio, la tocca per Infantino che beffa così tutta la retroguardia arancione, dunque Carrarese in vantaggio al 21esimo ed esultanza di Infantino. E poi al 41esimo arriva il raddoppio con questa azione che si sviluppa dalla destra e con Ghiasi, bravissimo al volo di sinistro a mettere la palla in porta per la vittoria della Carrarese 2-0 contro la Pistoiese. Poi altra vittoria importantissima, la SPAL capolista vince 2-0 a Sant'Arcangelo con il vantaggio che arriva con questa rete decisamente fortunata di Zigoni, che sfrutta questo rimpallo in area di rigore e la mette dentro. Siamo al 42esimo del primo tempo, SPAL che poi all'88esimo ancora con Zigoni sfrutta questa disattenzione difensiva del Sant'Arcangelo con Mora che riesce a servire Zigoni in area di rigore, si gira al volo con il sinistro, altra palla sporca ma che finisce in fondo alla rete, quindi vittoria ancora della SPAL in trasferta contro il Sant'Arcangelo per 2-0. E poi chiudiamo questa sintesi dei gol con la bella vittoria del Pisa per 2-1 contro la Lucchese, altro match importantissimo per l'alta classifica. La Lucchese passa in vantaggio al 69esimo con questa azione a dir poco confusa, alla fine Terrani la mette dentro, quindi Lucchese in vantaggio. Il Pisa però è bravo a reagire perché all'82esimo con questa conclusione di Lores Varela
la deviata trova il pareggio, quindi un match che ritorna in parità solamente dopo 3 minuti. Arriva il gol vittoria, grande azione sulla fascia destra con la Lucchese che si fa trovare scoperta sul secondo palo. Lores Varela, ancora lui, mette il piatto sinistro per il gol che decide questo match. Grande esultanza di tutti i tifosi del Pisa. E questa è la vittoria del Pisa che, come detto, insomma, per l'alta classifica è veramente importante, soprattutto con questa doppietta di Lores Varela, anche un po' fortunosa, soprattutto nel gol del pareggio. Varela è un buon giocatore per questo livello, eh? Sì, decisamente. Anche più di un buon giocatore. Diciamo che questi mancini, Varela, Tremolada, insomma, probabilmente... Sì. Anzi, manca un giocatore, ecco, di questo tipo, di questo spessore. Non individuo nella rosa chi sia in grado di creare la superiorità numerica saltando l'uomo. Ma infatti non a caso sui 16 metri il Siena ha grossi problemi, ed è quando io parlo di oggettivamente di difficoltà di individuare personalità forti nei ruoli chiave, ecco che ti vai a affidare a Bonazzoli e Mastro Nunzio al centro di polemiche, certo, con Giorgino Lavista idolo. Ieri quasi per caso nel finale ha visto in campo tutte le punte: Mastro Nunzio, Bonazzoli, Mendicino, Riccardo De Feo. Hai visto il potenziale, hai visto il potenziale offensivo del Siena, si sono pestate tutte i piedi, per carità, però Mendicino che esita in un'occasione importante, anche Masullo che sotto porta non riesce a trasformare, cioè lì è anche una mancanza di qualità, certo, che a mio parere nella rosa si intravede. Allora leggiamo altri messaggi e poi andiamo in pausa. SMS di Marco: se rimane Azzori, Ponte sbaglia, se Azzori va via, Ponte sbaglia, ma i soldi ad oggi chi li ha tirati fuori? Questo è Marco che ci scrive. Comunque Azzori a questo punto penso che non ci siano dubbi sul fatto che barra via. Marco e molti altri tifosi tifano per il Siena o per i presidenti? Cioè, perché qui c'è una sindrome del padrone, cioè, ma che c'è, una mezzadria? Continuo con gli SMS, questo ce lo scrive Pietro: prendiamo Fusci che ha rinunciato al Poggi Bonzi, oppure Maciste Bolchi. Su Fusci e Poggi Bonzi in realtà credo che ci possano essere aggiornamenti, ecco, domani, perché sembra che probabilmente non è chiusa la vicenda. SMS di Luca: Ponte sceglierà un allenatore che non costerà quasi niente, presidente non ci prenda in giro. Quindi ancora toni polemici e finisco con questo: ma siamo sicuri di avere tutto questo squadrone? Io no, Mago. Ma chi è che ha scritto Fusci al Siena? Chi è che ha scritto? Chi è questo? Cristo Pietro? Perché non lo porta al giardino di casa sua e le fa allenare la squadra nel suo giardino a Fusci? Poi c'è da capire se parla di Salvatore Fusci o di Massimo Fusci, sono due persone diverse, capito? Glielo chiediamo. No, comunque per Massimo capire. Fusci probabilmente domani sarà l'allenatore del Poggi Bonzi, o perlomeno potrebbe esserci questo ripensamento. Allora, ci fermiamo, pausa, e poi torniamo di nuovo insieme con l'ultima parte di Calcio Spettacolo. Calcio Spettacolo, domani la Robur si allenerà alle 14.30 a Castellina Scalo, questo perlomeno è il programma, ma non sappiamo da chi sarà condotto l'allenamento. Questo insomma è un nodo da sciogliere nelle prossime ore indubbiamente, considerando che, come detto, siamo in attesa di capire quando arriverà l'ufficialità della fine del rapporto con Gianluca Azzori. Allora, abbiamo parlato di Guido Carboni, di Stefano Argilli come possibili alternative, il nostro Alessandro Lorenzini che ci sta seguendo ci riporta una voce di Franco Lerda, ex allenatore del Lecce, e poi Luciano ti è arrivata anche la voce di Chiesa, non so sì, se ecco, mi è arrivata la voce, è stata contattata di Chiesa, ecco. Idee poco chiare, mi sembra questo. Se già sono stati contattati 4 allenatori, vuol dire che non è semplicissima la situazione, forse. No, non è semplice, mi sembra a questo punto sia anche emblematico, proprio per i discorsi che a logica hanno fatto Massimo e Giulio, insomma, se prendi questa decisione devi portare la soluzione, insomma, quasi immediatamente, chiaramente. Poi, nel senso, magari noi stiamo raccogliendo le voci, in realtà c'è già il nome pronto, e certo, appena certo, rescinde certo. Azzori c'è il nome pronto. Questo. Però, ma noi, tra l'altro, Tommaso, facevamo una puntata, c'era Giulio presente, e tra l'altro anche lì venne affrontato il tema dell'allenatore. Non è un mercato semplice quello della Serie C,
Non è un mercato semplice, soprattutto per... Venne fuori Mangone, se non sbaglio. Un po' e Ugolotti. Definiti abitué dell'esordio. Esatto. Però poi Ugolotti ha trovato collocazione al Melfi, sì. Dopo l'allontanamento della coppia Gennaro Del Vecchio Palumbo. Dove però sono allenatori... Da Casone. Anche oltremodo mediatici, nel senso che godono di sponsor importanti o comunque della protezione di alcuni procuratori, e i loro nomi circolano su noti siti di, come Tutto Mercato Web. Sì. Che soprattutto in queste categorie, sì, chiaramente. Sì. Sì, sì, no, ma non fa la grinza. Bene, bene. Così. Allora, intanto dal post gara di ieri non ci sentiamo l'analisi di Gianluca Azzori, perché insomma mi sembra anche poco produttiva a questo punto, ma di un giocatore che comunque sia è stato uno dei migliori in campo, ovvero Giorgio Lavista. Giorgio Lavista che ha segnato la sua prima rete in maglia bianconera con un bellissimo scavetto di sinistro che, come detto, insomma, probabilmente è stato uno dei pochi a dare dei segnali positivi. Ci ascoltiamo Lavista e poi rientriamo in studio. Questo Giorgio Lavista che chiaramente parla anche del risultato che non è arrivato nella sfida di ieri contro il Teramo, però insomma, Luciano, alla fine ripartiamo un attimo all'analisi di questa squadra, perché abbiamo detto Azzori forse paga anche il fatto di non aver trovato una quadratura, l'ha rivoltata un po' come un calzino questa squadra, moduli, giocatori. Ieri abbiamo rivisto una nuova disposizione a centrocampo con Sacilotto regista, con Piredda per la prima volta all'interno di centrocampo, insomma. Facendo una provocazione, se tu fossi l'allenatore del Siena domani, che idea avresti di questa squadra? Perché forse non è nemmeno semplice capirlo, no? Sì, questa squadra ha due grandi problemi, nel senso che quando si è provata a andare ad essere propositiva ha sempre subito gol. Il Siena non ha subito gol quando non faceva un tiro in porta e ha inoltrato la modalità 3-5-2, molti difensori, molto, molto abbottonati. Il Siena non perdeva in quel modo, ma quando il Siena ha voluto e cercato la porta, sempre trovato con grandissima difficoltà, ma soprattutto ha sempre subito gol. Ora va da sé che è vero che da Ponte d'Era poi il portierino è andato un po' in affanno, perché a noi ci è sempre piaciuto tantissimo Montipò, l'abbiamo sempre elogiato, classe 96, però diciamo che ci ha messo del suo. Ma perché?
perché davanti a sé ha visto poca stabilità. Il vero problema del Siena è quello del centrocampo, pochi incontristi, ma c'è anche un problema sulle fasce. Noi è dalla prima con la Carrarese che sulle fasce ci mettono sempre male, tutte le altre squadre. Insomma, il Siena credo che sia un complesso che se vuole fare la partita va inevitabilmente a subire e va in affanno. E subisce anche gol, chiaro, poi se ti metti con caparbietà, con voglia a difendere, non subisci gol, però il Siena quando non perdeva le gare poi veramente faceva mezzo tiro in porta, quindi è veramente una squadra che per il momento non ha espresso un gioco, è chiaro, e poi ci sono gli allenatori in grado di dare il gioco alla squadra, guardate Sarri, quello che fa, ci sono gli allenatori che sanno dare un gioco, certo. E alla fine sì, Azzorri, Sarri è un, scusa, ti interrompo, è un allenatore venuto a gavetta, ha vinto campionati su campionati, voglia, quindi voglia, è uno abituato a vincere, voglia, e chi non è mai abituato a vincere non vince, cioè perché questo Sarri vuol dire Azzorri non ha mai vinto niente, almeno le crone riportano questo, poi voglio dire Sarri ha vinto il Monte Santa Sabina, San Giovannese, nei dilettanti, ma comunque è uno che ha avuto delle idee, ha avuto, cioè, nel Napoli voglio dire, fino ad oggi comunque ha dato un'impronta importante, poi quella fatta a Empoli, quindi mi sembra che comunque è uno che è abituato anche nel suo piccolo prima a aver vinto vari campionati, a impostare, fatto, le, squadre a impostare le squadre, a cercare, certo, le soluzioni. Ieri il Siena ha preso il gol dell'1-0 su calcio d'angolo a favore per il Siena, e io mentre c'era stato giocando, ma che ci fa quello lì, che ci fa quello lì, bu, bu, contropiede, ma sei d'accordo che quando il Siena non quando il Siena non vinceva non prendeva gol e si elogiava di presenza, allora, quando il Siena, Luciano, ha provato ad andare a vincere partite, Luciano, ha sempre beccato gol, quando il Siena non prendeva gol c'era in stato di grazia Montipò, che io ero anche a Lucca, e a Lucca fu salvato da Montipò una partita dove la Lucchese è una squadra nettamente inferiore al Siena, ci prese a pallonate e Montipò fece tutti interventi straordinari. Poi quando Montipò ha cominciato a fare qualche indecisione, in effetti a 18 anni, perché davanti a lui, davanti, cioè, a lui ha visto che arrivavano da tutte le parti, visto, sulle fasce entravano, a Pontedera nell'ultima occasione Zapata lui ha toccato, l'ha toccata male perché lì un portiere deciso respinge i pugni, la partita è finita, mentre la rimette lì la palla, e se tu guardi qui sul gol annullato al Teramo nel primo tempo, il fallo c'è sicuramente, ma lui prima di questo tocchi già pre ci va con le manine mosce, la palla ce la perde, se la fanno rivedere, no, questo è il gol, no, se il gol, rivedere il gol annullato subito dopo, vedi che lui quando salta, regia per favore, no, fatelo rivedere, vedi che lui già non è qui ma è subito dopo, vedi, sì, lui salta lì e già le manine non l'ha effettivamente, sì, no, 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 ma capito. Quindi cosa ora vuoi dire? Il Siena subisce gol perché, voglio dire, Montipò non è stato grazie come era nelle prime 10 giornate, che ha salvato sempre il risultato, ecco. Quindi non è che la difesa era un fenomeno, ora no, la differenza, vedi, ecco, guarda qua. Qui sì, ho capito, ascoltami quello l'ha appena toccato una palla, aveva già persa, c'è andato le mani così, guarda qui. Ecco. Lui ha già persa la palla qui, non è che sì, però gli dà una manata nelle costole, dai, sì, però ascoltami. Certo. Il fallo c'è, ma l'uscita è chiaro, non è, no, è chiaro che qualche ingenuità, quindi, un ragazzo di 18 anni, se la finisce perché Montipò non è fondo. Non hai capito, cioè il fatto che tu dici che prima la difesa era impenetrabile, era impenetrabile per il fatto che Montipò ha fatto miracoli, anche miracoli, ora miracoli non l'ha fatti, la difesa è penetrabile, ecco. Okay. Allora leggiamo altri un po' di messaggi, ancora SMS, stavolta ci scrive Pietro, il quale dice: siamo tifosi e discutiamo per passione senza interferire o influenzare le scelte societarie. Mi auguro che l'esonero di Azzorri sia una libera scelta, senza consigli esterni ad essa. Altro SMS. Tra l'altro, questo secondo me Pietro Poggi ci tiene a specificare che non era il Pietro di Fusci. Te lo devo dire, te lo devo dire a te. Pietro Poggi, per se dice una cosa del genere. Per il bene della Robur consiglierei il presidente Ponte di riflettere su questo avventato esonero. La notte porta consiglio. Claudio, stavolta.
questo è Claudio, però Claudio cerchiamo anche se forse. Ci dovesse ripensare non so Azzori con quale faccia no, si potrebbe presentare qual, qual è il problema anche che Azzori comunque non piace, no, diciamo la verità, perché Azzori non nasce, non nasce sotto un buono, una buona stella. Perché, perché non nasce sotto una buona stella? Perché a Siena eravamo tutti stati rapiti da Morgia, tutti eravamo per Morgia, io compreso, e quindi l'arrivo di Azzori diciamo di chi veniva, dopo Morgia era un problema grosso, era un po' un problema, quelli cattivi dicevano che Morgia allenava anche i tifosi, posso dire che per me è un grande allenatore, umanamente è una persona squisita, per cui è ovvio che alla fine Morgia ha lasciato un vuoto. Azzori arrivava con pochi, incontrava pochi pareri favorevoli. Nel frattempo, purtroppo tecnicamente è stato valutato in modo anche, voglio dire, esigente da parte della piazza, perché poi non dimentichiamoci, chiunque venga a Siena, la piazza di Siena è esigente, normale. Non è che Azzori è un pischello, perché insomma ha allenato anche la Sampdoria, voglio dire, ecco. Non è che poi Azzori, al di là che te dici che è un non ha mai vinto niente, ha, però ha un è vero che quando si è trovato a fare campionati dove doveva vincere o stare lassù, Sampdoria e Spezia, per esempio. Però poi se parli con Azzori, gli dici: ma a me non mi hanno detto di vincere il campionato, capito? Questo è il problema. Insomma, queste sono colpe non sue. Comunque, anche se non deve vincere il campionato, non può mandare Bonazzoli sulla fascia a crossare per nessuno, perché questo non lo sopporto io. Allora, ascoltami, non sopporto io. Cioè, allora, Bonazzoli è un ariete di 1,95 m, ha 36 anni. Allora, all'inizio, quando il Siena non prendeva il gol, il gioco era palla a Burrai e lancio lungo per lo scatto in profondità di Bonazzoli, anticalcio, ok? Perché un po' Bonazzoli andare in profondità a scattare. Adesso ultimamente con l'Arezzo e anche altre volte, come ieri, ho visto sulla fascia a crossare per gli altri. Ora mi spieghi cosa ci fa Bonazzoli sulla fascia a crossare? E poi anche ieri forse la sostituzione di Mastro Nunzio, insomma, fra i due forse era a togliere Bonazzoli, no? Che ci fa? Mastro Nunzio. Allora, un altro messaggio e poi parliamo anche del prossimo avversario, anche se non è semplice, insomma, vista la situazione. A proposito di Bonazzoli, ci scrive Massimo, che ci dice: la migliore partita l'ha fatta a Pontedera, a Pisa se ci fosse stato Bonazzoli avremmo visto un'altra partita. Invece, tornando sempre a Pontedera, giocavamo con il 4-4-2, sì. Certo, certo. Come abbiamo fatto anche a Pisa, anche se non c'era Bonazzoli, ma, però voglio dire, cioè, a Pontedera abbiamo Pisa fatto il 4-4-2 con un centro a rombo, sì, però lascia stare con questi rombi, se no sono tutti questi numeri rombi, il 3-5, devi accettare anche a Pontedera. Il Siena ha giocato una grande partita, i centrocampisti centrali erano Burrai e La Vista. Allora, Bonazzoli giocando il 4-4-2 e vicino accanto hanno fatto una grande partita, sì. E quando Boron è riuscito ad andare sul fondo a crossare, Bonazzoli ha fatto gol, perché chiaro, quello è il suo ruolo. Ma se non va sul fondo a crossare, Bonazzoli in più ha fatto fare gol. E perché la settimana dopo ha cambiato modulo? Va domandato. Boron era squalificato, credo che non ci fossero gli interpreti, e non ritengo e questo torna al discorso che questa squadra non sia stata costruita per il 4-4-2, ma per il 3-4-1-2, 3-5-2. Però gli mancava il coraggio, perché ti inventi Young a esterno alle brutte, certo. Anche un giocatore come Pellegrini, che comunque potrebbe ricoprire quel ruolo di esterno. Vabbè, c'è Pellegrini che si è fatto male subito. Sarebbe stato, visto che parliamo di Modoli, una pedina da poter schierare. Non ci sono gli interpreti per il 4-4-2. Diciamo che abbiamo giocato il 4-4-2 con due terzini come centrocampisti, come di fascia. Allora, altro messaggio ancora da parte di Leo. Azzori non nasce sotto una buona stella perché non era uomo di Materazzi. E poi ci aggiunge: non scherziamo, o Tognadopolo o morte. Insomma, sarebbe il mio sogno. Allora, intanto, come detto, il prossimo avversario ce lo vediamo, perché la certezza è che l'Aquila arriverà alle 20:30 venerdì al Rastrello per giocare contro la Robur. Il nostro Giulio ha curato la sintesi della vittoria della squadra abruzzese per 2-0 contro il Prato. L'Aquila, una sola sconfitta nei precedenti 6 turni, riceve un Prato in stato di grazia, 3 successi nelle ultime 4 per i lanieri, divisa rosso-blu per l'Aquila, ospiti in tenuta bianca. Chiricò viene abbattuto da Ligorio senza troppi complimenti, e lo stesso fa Kwame con Maccarone.
Ligorio, suggerimento per Perna, buona lettura del portiere Rossi. Maccarone inventa per Ceccarelli, tamponato da Grifoni, c'era però posizione di fuorigioco. San Domenico si libera di Knudsen, cross, neutralizza Rossi. Spunta ancora di San Domenico, svirgola, Boni, raccoglie Milicevic, pallone filtrante per Perna, diagonale a fil di palo. Mancini, spalle alla porta, tocca a Capello, rimedia Cosentini, irrompe Knudsen, Cosentini lo aggancia, l'arbitro Curti mette mano al cartellino giallo. Si intravede anche il Prato, serpentina di Corvesi, salito e servito Chiricò, che mette a sedere Bigoni, ancora Chiricò, il sinistro, il redivivo Bigoni, devia. San Domenico prova a far correre Ceccarelli, che brucia Ghinassi, Ghinassi maltratta Ceccarelli. Primo tempo soporifero, gioco decisamente spezzettato, sarà Knudsen questa volta a commettere fallo su Milicevic. L'Aquila con De Francesco che soffia il pallone a Cavagna, 1-2 con Perna, pennellata per Ceccarelli che si fa clamorosamente rimontare da Grifoni. Insiste l'Aquila, guizzo di San Domenico, torsione di Ceccarelli, pallone largo, cresce la squadra di Perrone, torre da parte di Perna, uncina il pallone San Domenico, punta a Grifoni, insiste San Domenico, va via con un numero, calcia in porta, si oppone Rossi, un Prato schiacciato nella propria metà campo, ci prova con le ripartenze, Capello si invola, serve Kwame, ma ferma tutto Maccarone. Prato con Knudsen che distribuisce verso Chiricò, entrata scomposta di Bigoni, altro fallo, si lotta specialmente a centrocampo, contrasti anche duri, la gara si incattivisce, sarà poi Piva ad entrare in netto ritardo su Capello e la successiva entrata di Mancini che sradica il pallone sia a Chiricò ma poi affonda gli artigli su Cavagna. Non manca l'elettricità, anche schermaglie in particolar modo fra Mancini e Corvesi, si accendono gli animi, il Prato però non è cinico, Knudsen pesca la testa di Gomes, il bagger di Zandrini e poi Piva mette fuori, ennesimo fallo, Scavagna su De Souza, altro cartellino giallo, al 71esimo scappa via San Domenico, gioca dentro per Perna, in spaccata 1-0, vantaggio l'Aquila, determinante l'incursione di San Domenico, Prato scoperto e Raffaele Perna si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol. Esulta il pubblico dell'Aquila, due minuti dopo arriva il lob verso San Domenico che alza ancora per Perna, stessi fattori, stesso prodotto, 2-0, doppietta dell'ex Ternana Cittadella a Como, Raffaele Perna, il quarto gol in campionato, 1-2 micidiale per il Prato, Perna deve soltanto appoggiare in porta. Prosegue anche il festival del fallo, Perna a terra Cavagna. Ultimo sussulto della gara ad opera dell'Aquila con Benzaia che calcia, neutralizza Rossi. L'Aquila Prato termina 2-0, seconda vittoria nelle ultime tre per le abruzzesi. Questa è la vittoria dell'Aquila per 2-0 contro il Prato, una bella partita di calci. Sì, visto una partita che dire maschia è poco, nel senso qui veramente è una partita nemmeno nelle due partite, no, anche falli così no, ce l'ha azzottato, no, falli così ma veramente, ma da ambe le parti veramente non l'ho mai vista. Giulio, a parte i calci, che avversario è l'Aquila? Un avversario scorbutico, spigoloso, che gode anche di un buon momento di forma, ne ha perse soltanto una nelle ultime sette e viene da due vittorie nelle ultime tre partite. Ha sconfitto il Teramo nel derby d'Abruzzo per 2-0, ha impattato per 1-1 a Macerata e poi il successo che abbiamo appunto visionato contro il Prato. Una squadra che in casa ha fatto ben 13 dei 18 punti perché ne ha uno di penalizzazione, quindi avrebbe realizzato un punto in più del Siena. E soltanto 5 invece quelli conseguiti in trasferta, ha vinto soltanto ad Arezzo la seconda giornata in maniera non proprio meritatissima, con un tiro da 35 metri su punizione di Benzaia. A San Domenico, esatto, sì, no, bravo, San Domenico ha già segnato 4 gol in questo campionato, è al secondo anno all'Aquila. L'Aquila ha confermato buona parte della rosa che l'anno scorso arrivò settima nel girone B. San Domenico è un elemento di grande qualità, di grande velocità, ha giocato esterno destro nel 3-5-2, c'è anche un ex Siena nell'Aquila che è Manuel Mancini, per la verità non ha mai giocato con il Siena nel 2008-2009, poi andò al Verona, anzi al Gallipoli in Serie B, poi al Verona e alla Salernitana. Bravo anche Perna, l'attaccante, anche lui ha 4 gol, che ha realizzato due reti. Quanti tesserati ci sono nati? 70, no, 50, c'era giocatori di qualità, c'era gente giovane, no, c'era
Lazzari, cioè. No, vabbè, una marea. Mancini arrivò con Sansone, se non sì, mi sembra di sì. Esatto. Non ha proseguito nella carriera come Sansone. No, sì, esatto. E anche De Francesco, centrocampista del 94 di scuola Lazio, credo il secondo anno all'Aquila, ha dei buoni piedi. Una squadra certamente battibile, perché in trasferta ha faticato, però è in stato di grazia attualmente. E bisognerà vedere il Siena con che stimoli andrà ad affrontare questa partita, con quale allenatore. L'Aquila aveva iniziato molto bene con 2 vittorie consecutive, poi ne aveva perse 4 di fila, ultimamente si è un po' rialzata, però l'organico del Siena mi sembra sia di un livello comunque superiore a quello dell'Aquila, che ripeto in trasferta spesso e volentieri si è smarrita. Verranno forse con questo 3-5-2 coperto con Maccarone e Bigoni, con Cosentini a comporre la difensiva. Anche il portiere Zandrini ha una buona esperienza, ha giocato in B con la Regina, tanti anni in C al Foligno, anche lui tra i confermati. Cioè, una squadra che ha anche le armi per mettere in difficoltà il Siena, però questa è una partita necessariamente da 3 punti, perché poi ci saranno anche delle gare più abbordabili come la trasferta a Savona, la partita con il Tutto Coio. Qui deve costruirsi il rilancio del Siena. Allora Rebecca, ci sono diversi messaggi, c'è anche l'editoriale di Megamax che ancora non abbiamo letto. Beh sì, direi che è il momento di leggerlo. È il momento dell'editoriale. Allora Massimiliano ci scrive: partita bruttina in un campaccio sintetico dove il pallone rimbalzava e andava dove voleva. Ieri bella prestazione di La Vista con un gol difficile e bello per realizzazione, ma purtroppo attacco e centrocampo non girano assolutamente, perché Azzori non è capace di dare un gioco a questa squadra. Anche ieri Azzori ha sbagliato tutto, dall'impostazione di gioco ai cambi. Questa squadra è forte e ben fatta per essere nelle prime posizioni, ma manca di carattere, personalità e gioco, cosa che spetta proprio all'allenatore dare al gruppo. Ponte, se ci sono soldi e ce la fai da solo, bene, altrimenti ti consiglio di cedere il pacchetto di maggioranza. Sempre poi, che ci sia qualcuno che lo compra, perché c'è anche quello di maggioranza di dati. E poi conclude con un altro tema e ci scrive: vorrei ringraziare il comune per farci giocare di venerdì alle 20:30 al freddo, costringendo la squadra a un tour de force inutile. Ma poi per cosa? Per un mercato, perché servono i parcheggi dello stadio. Si tratta di un mercato di evocativo, non del palio. Sono decisioni sbagliate, che anche questa volta fatte per penalizzare i tifosi della Robur. E questa è una polemica che sta andando avanti da diversi giorni su questo anticipo del match della Robur, che appunto giocherà venerdì alle 20:30, perché sabato e domenica poi ci sarà il mercato nel campo. Insomma, questa è stata la decisione in riferimento appunto a la concomitanza di questi eventi. Allora, questo era il messaggio di Massimiliano. Luciano, facciamo un attimo un riepilogo, perché abbiamo parlato molto, giustamente, insomma, l'attualità ce l'ha imposto, di Gianluca Azzori. Da domani insomma, potrebbe esserci questa ipotesi Argilli, che effettivamente sembra quella più probabile. Secondo te però non è l'operazione giusta da fare? All'inizio avevi detto operazione spot, no? Secondo me no, perché poi, come detto, io Stefano Argilli come allenatore non lo conosco, nel senso, lo conosco come giocatore del Siena, che comunque è una persona assolutamente da stimare, una persona per bene. Uno dei tanti rimasti legati alla nostra città. Anche se comunque non mi piacquero le sue dichiarazioni all'epoca del Siena, targato secondo lui Moggi, insomma lì poteva risparmiarsi, ma quella è una vecchia querelle, lasciamo perdere. Io penso che alla fine, se ci si doveva guardare intorno, ci si poteva guardare intorno meglio. Ribadisco, Michele Mignani era la soluzione logica. La soluzione Argilli non è una soluzione. Mignani che non è stato contattato. La soluzione di Stefano Argilli è più una soluzione economica che tecnica, quindi questo è un cattivissimo presupposto, sia per lui, che andrebbe ad allenare una squadra in una piazza importante, certamente stimolante, eccetera, ma sarebbe un rischio grosso per la sua eventuale carriera, e sono stati citati i precedenti,
Liverani ad esempio, sì, l'allieve, la prima squadra, sparito dal mondo degli allenatori. Anche Baroni quando allenava la primavera del Siena venne messo al posto di Giampaolo, sì, e andò a allenare la prima squadra sotto la gestione di Stronati. Quindi io credo che la soluzione da Gilli, al di là del fatto che gli allievi fanno un campionato totalmente differente, anche se lo farà bene eccetera, io sono sicuro che Gilli è un buonissimo allenatore, perché è una buonissima persona, però per fare allenatore di calcio ci vuole anche un po' di esperienza, ci vogliono dei corsi, ci vogliono delle situazioni testate. Ribadisco, Michele Vignali ha conseguito il master di allenatore, il patentino di Serie A, allenato allievi e primavera del Siena, ha lanciato e formato giocatori che sono diventati professionisti, Giannetti, Spinazzola, ribadisco, Rossetti, che sono vere e proprie intuizioni sue. Poi quindi, è cresciuto con Mario Beretta, con Max Canzi, prima a Siena, poi all'Atina, a Siena, la Latina è rimasto anche dopo, voluto da due allenatori diversi. Questa è tradotta, la soluzione Gilli è solamente una soluzione interna che serve per risparmiare dei soldi, ma non dirlo vuol dire non dire come stanno le cose, insomma. Allora chiudiamo, Rebecca, ci sono un paio di messaggi se non sbaglio, che comunque intanto il tema è sempre, esatto, sempre questo. Proprio in questo caso un SMS di Nicola che dice: bravo Luciano, ma Mignani non è mai stato preso in considerazione, e di Papadopoulo cosa ne pensate? È già in pensione? Grande mister Togna, un saluto a tutti. Papadopoulo credo che ormai sia un po' uscito dal giro, no? No, ma Papadopoulo per esempio, anche lui in una primissima istanza fu anche contattato, certo, ma quello proprio agli albori della nuova società, che si pensava potesse comprendere anche Stefano Osti. Tra l'altro Stefano Osti era stato incaricato in una certa maniera di occuparsi delle prime cose dopo il fallimento fantasma di Mezza Roma, perché ribadisco, la Cisena non è fallito, il fallimento fantasma, la mistificazione della sparizione del Siena al calcio professionistico fu in prima istanza gestita da Stefano Osti. Il primo cittadino chiese a lui, estate 2014, di occuparsi dei dettagli, poi arrivò a Ponte e lo cacciò immediatamente. Questa è tanto per rimanere. E in quell'occasione pare che Stefano Osti avesse contattato Papadopoulo. Sì. E poi Sala, che tra l'altro Stefano Osti aveva fatto anche di più, aveva contattato molti giocatori, sì, tutti i giovani per rimanere tutti nelle giovani, aveva predisposto le future giovani, aveva fatto molto di più e aveva fatto una prima squadra che probabilmente avrebbe potuto vincere anche il campionato di Serie D. Poi è andata con Morgia, meno male, è andata bene. Abbiamo conosciuto una gran bella persona, un gran bello allenatore, quindi io, oltretutto, però Papadopoulo rimane un recente ricordo legato a Stefano Osti. E quindi vediamo, non so se abbiamo finito i messaggi, sono finiti. Ce l'abbiamo fatta, anche se erano molti questa sera, grazie a Rebecca Francioni, grazie Rebecca. Grazie a voi. Ci vediamo naturalmente lunedì prossimo, grazie a Luciano. Grazie a te Tommaso e chi ci ha seguito e continuate a farlo, e grazie ai nostri ospiti, a un grandissimo Massimo Cognacci. Grazie a tutti, un uomo che buca lo schermo, è un uomo che buca lo schermo. Io comunque posso dire l'ultima, salutando tutti e Forza Siena, Presidente Ponte, trova il socio forte, questa è la cosa importante. Questo è il messaggio più forte di lui. Socio forte, dice sempre il socio forte, arriverà, trova il socio forte, poi si troverà anche l'allenatore, ma il socio forte è più importante dell'allenatore. E grazie al nostro Giulio Valenti, grazie. Grazie a te Tommaso, un saluto a tutti. È tutto con Calcio Spettacolo, naturalmente insomma in attesa di nuovi sviluppi vi consigliamo di restare sintonizzati anche nelle prossime ore su Siena TV e Radio Siena, perché vi aggiorneremo su quello che succederà nel mondo Robur. Buon proseguimento.